Torino di solito è una città molto ospitale, ma noi siamo qui questa sera a dire che non gradiamo affatto la presenza di Christine Lagarde qui in questa città oggi, lei che è uno dei colpevoli delle ristrettezze, delle difficoltà, dei problemi che viviamo tutti i giorni in Italia, in Europa, e mi fermo qua. È la responsabile della politica monetaria dell'Europa, quella che in passato, come dicevano i fascisti di una volta, ha stroncato le reni alla Grecia, ha fatto fallire un governo di sinistra perché non accettava di applicare la politica di austerità voluta allora da Mario Draghi, che ha preceduto la Lagarde in questo posto di responsabilità. E oggi, non nella stessa maniera violenta, ma altrettanto subdola, sta cercando di portarci nelle stesse condizioni. Ci hanno promesso un fracco di soldi, purché facciamo quello che vogliono loro. Ed è questo che noi siamo qui a dire che non vogliamo fare. Non vogliamo chiudere i servizi sociali e far mancare quel poco di aiuto, di assistenza, di solidarietà a chi ha più bisogno, soprattutto in una situazione difficile come quella che stiamo vivendo. Sì, ci promettono molti soldi, però per fare quello che vogliono loro, poco importa se i lavoratori perdono il posto di lavoro, poco importa se i ragazzi non hanno prospettive per il loro futuro, poco importa a loro se i nostri anziani devono fare le code al freddo sui marciapiedi per ottenere una prenotazione per gli esami medici, per ottenere la prestazione della sanità che dovrebbe essere garantita a tutti, a tutti. Questa è una presenza a Torino oggi che non gradiamo affatto. Siamo qui per dirlo, non perché siamo maleducati o poco ospitali, ma che siamo dalla parte delle vittime della politica che Christine Lagarde e i suoi seguaci stanno cercando di imporci. Siamo qui per dire anche al nostro governo, che purtroppo la imita e le obbedisce, che non accettiamo, e lavoreremo perché i cittadini non si rassegnino, perché non si abbattano dietro ai colpi che ci stanno dando in questo periodo con questa politica che non si chiama più di austerità, che ci promette miliardi di euro per incatenarci maggiormente alle logiche del mercato, dello sfruttamento, dell'egoismo individuale. Siamo qui per dire che la solidarietà è un valore, che la solidarietà tra i lavoratori prima di tutto, soprattutto quelli come l'Embraco, come altri qui, come CKM a Firenze, ma tanti altri, hanno il diritto di avere un futuro di lavoro e non di assistenza e poi essere definitivamente abbandonati. Un'altra società, lavoriamo per questo, e questa sera siamo qui per dirlo. Probabilmente non lo capirà la signora Lagarde, ma tanti altri capiscono, sanno e prenderanno coscienza che un cambiamento è necessario. Per questo siamo qui questa sera. Brava! Brava!